bentornati in questo nuovo video. Oggi video che aspettavate tantissimo, sia la terza parte dei video dei cluttering del 2020. Vi lascio la playlist completa giù nell'info box. Oggi, amici, ci andiamo a occupare di tutta la parte labbra, che è forse stata quella più difficile di tutte da declatterare, data la quantità di prodotti che avevo nella makeup collection. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, fatemi sapere come sempre se secondo voi sono stata brava anche stavolta. Questo è stato veramente difficilissimo, quindi mi sono impegnata al massimo, ma come sempre l'ultima parola è la vostra. Prima di iniziare però mi raccomando, correte a seguirmi su Instagram, mi trovate come Deborah Full Makeup e tutte le informazioni che possono essere utili le trovate giù nell'info box. Vi lascio al decluttering, let's begin! Cari amici, benvenuti nella giungla, perché oggi andremo a fare il decluttering dei miei tre cassetti più incasinati di tutta la makeup collection, i più pieni e quelli che decisamente necessitano di più declutter. Anche se si tratta solo di tre cassetti, vedrete che questo video sarà comunque super 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 lungo, perché abbiamo molto materiale tra cui scegliere. Questo è il primo cassetto ed è quello dove tengo i gloss e le matite labbra, che sono qui in fondo, ma quelle le vedremo dopo, forse alla fine. Ho spostato la macchinetta per farvi vedere bene anche gli swatches dei prodotti. Allora, qui ho swatchato un gloss top coat di Wycon della collezione Love is Love, rosa pieno di glitterini, e un gloss invece proprio di Huda Beauty in mini size marroncino con i glitter rosa. Questi mi piacciono molto, quindi li vado a tenere. Devo cercare di essere veramente brava. Qui vedo un gloss di Mulac, questo è particolarissimo perché è di un color violaceo con un sacco di glitterini, però se vi devo dire la verità l'ho utilizzato veramente veramente poco da quando ce l'ho e quindi direi che può andare. Ho diversi gloss di MAC che risalgono al periodo in cui facevo forse la terza media o il primo liceo, sono veramente vecchi, li tengo per ricordo ma credo sia arrivato il momento di buttarli. Li tenevo esclusivamente perché erano di MAC. Questo è un gloss bellissimo di Kat Von D, super pigmentato. Piacciono molto questi prodotti glossati, che però in realtà sono dei rossetti sciolti, li utilizzo molto spesso perché ultimamente sono per il finish lucido. Marc Jacobs, so che vi sembrerò pazza, ma questo gloss di Marc Jacobs è veramente veramente chiaro, proprio a rivederlo così sembra super carino, gli do un'altra chance. Oddio, devo essere brava. Tipo, ecco, qui abbiamo un bel po' di gloss trasparenti. Posso mai tenere tutti questi gloss trasparenti? Direi di no. Allora, tengo sicuramente quello di Glossier e il So Juicy di Colourpop, perché mi piacciono tantissimo e sono quelli che utilizzo di più. Decluttero quello trasparente di Puro Bio. Questo di Mesauda mi piace moltissimo per l'applicatore perché è super particolare, però ne ho già tenuti due, quindi direi che di Mesauda poi andrò a tenere dei colori un po' più particolari. Per ora siamo 6 tenuti, 4 declutterati. Pensavo peggio, dai. Sempre sulla scia dei gloss trasparenti ho questo qui di Make Up Delight e Cosmify, che è trasparente ma ha tutti questi glitterini rosa, celesti, comunque freddi, e questo è bellissimo. E sempre di Cosmify, sullo stesso genere, ho questo qui di Ila Makeup, che però ha i glitter gialli, sì, sono diversissimi. Questi per ora li tengo. Vado a tenere questo gloss particolarissimo di Lotti, ha un applicatore in plastica, fighissimo, e va a rilasciare praticamente solo queste pagliuzze di glitter super super spesse. Questo è qualcosa che decisamente non ho di altri brand nella makeup collection. Vado a declutterare però sicuramente questo gloss qui di LA Splash, perché è un trasparente con i glitter oro, però non è bello quanto quello di Ila Makeup, quindi lo vado ad eliminare. Con i glitter oro però caldi, caldi, caldi e proprio gialli, ho questo di Mulac che... Oh no, l'avevo messo sopra un rossetto rosso l'ultima volta e quindi si è tutto sporcato lo scovolino. Però il gloss è
così, molto molto bello anche questo. Lo metto proprio tipo qua da parte perché voglio vedere se riesco a declatterarlo. Tipo di la make up, per quanto sia bellissimo, vado a togliere questo gloss rosso perché colori così scuri, lucidi, non riesco proprio a portarli, perché bisogna fare molta attenzione poi quando si parla, quando si beve, quando si mangia, e diciamo che non sono proprio la persona più aggraziata del pianeta. Qui abbiamo un gloss di Puro Bio, di un bel rosa Barbie, però devo dire che una volta applicato è quasi trasparente. Lo vado ad eliminare. Qui ho un altro gloss trasparente di NYX, lo vado a togliere. Questo fa effetto filler, però ho tenuto quello di Colourpop che più o meno va a fare lo stesso tipo di effetto, quindi via. Gloss di Fenty, raga, mi dispiace ma non li vado a togliere, sono tra i miei gloss preferiti sia a livello di packaging che di applicatore che di formula, quindi li tengo tutti quanti, anche se qui c'è un altro trasparente, mannaggia a me. Ho trovato un altro di Fenty, tra l'altro questo è il mio preferito, si chiama Fuzzy. Un altro ancora di Fenty che tengo. Questi pazzeschi sono di MAC, ma sono sempre risalenti al 2009 forse. Mamma mia che belli però. Cioè questi non sembrano minimamente rovinati, nemmeno l'odore è cambiato di una virgola e sono bellissimi. Oddio, questo no, è diventato tipo nero. Però questo è così bello, cosa devo fare? Gloss glitterato di Anastasia, trasparente con i glitterini rosa. Forse è simile a quello di Make Up The Light. Sì, sono molto simili, quindi tengo questo di Anastasia e declattero quello di Make Up The Light. Tutti i gloss che ho swatchato finora hanno un profumo buonissimo. Andiamo a swatchare appunto sempre questi di Giuliana, tutti questi qui con il packaging celestino, che sono più pigmentati, anche questi quasi dei rossetti sciolti. Sono uno più bello dell'altro. Penso però che andrò a togliere il secondo e il quarto, perché sono i colori che utilizzo un po' meno. E dato che ho tanti gloss della stessa marca, ad esempio ora swatcho tutti quelli di MULAC e andiamo a decidere insieme quale tenere. Ecco qui i gloss di MULAC, sono uno più bello dell'altro. Pensate che questo qui è quello rosso, non l'avrei mai detto, non mi ricordavo fosse così delicato. Lui sicuramente lo tengo, poi vorrei andare a tenere, diciamo sì, tengo il primo, il terzo, questo qui fucsia, e l'ultimo, mentre tutti gli altri li declattero. Quindi questi quattro rimangono nella mia makeup collection, mentre saluterò questi altri quattro. Wycon Velvet Lips. Bellissimo questo colore. E di Wycon ne ho anche un altro. Questo qui è della linea Lumi Matte. Non so perché qui effettivamente è praticamente lo stesso colore. Per caso mi piacciono questi colori? Allora, il gloss lo tengo. Il Lumi Matte ricordo che non mi faceva impazzire, però vorrei recensirlo sul canale Test & Tell, quindi per questo motivo lo terrò ancora un po'. Qui vedo che ho un gloss trasparente di Kylie. Raga, ovviamente ho così tanti gloss trasparenti perché sono i gloss che utilizzo di più. Questo lo tengo solo perché è di Kylie. Ve lo dico senza vergogna. Andiamo avanti e io andrei a swatchare loro, gli Extreme Gloss di Mesauda. Anche se in realtà già posso dirvi che so già quale tenere, ma swatchiamoli, non si sa mai. Raga, pollice in su per me, vi prego, perché per il coraggio, perché sono tutti bellissimi. Non so come sto facendo a scegliere cosa tenere e cosa eliminare. Di questi gloss terrò il secondo, il quarto ed il penultimo. Questi altri quattro invece li regalerò. Ho di nuovo la mano tutta swatchata. Gloss Puro Bio, questo già lo vedo che è troppo aranciato. Credo proprio che lo regalerò. Sì, troppo aranciato. Non utilizzo questo colore. E questo invece è un po'... boh, non lo so, dai. Togliamoli, ne ho ottenuti tantissimi. Matitone Just Peachy di Colourpop. Questo è bellissimo, ve ne ho già parlato nel decluttering dell'ufficio. Lo tengo. Qui ci sono altri due gloss di MULAC. Questo è bellissimo, un marroncino nude. Pazzesco. Lo devo tenere per forza, mi sono anche tutta sporcata. Mentre quest'altro, sempre di MULAC, rosso tutto glitteroso, lo regalo. Io direi di andare con Colourpop. Ne ho diversi di Colourpop.
ecco, dovrei averli raggruppati tutti quanti. Allora, dei So Juicy vado a tenere solo questo qui a sinistra, che è il più rosato, mentre quello un po' più caldo lo do via. Questo gloss marroncino lo tolgo. Vediamo questi due perché secondo me si somigliano, potrei tenerle anche solo uno. Questo è rosato così. Questo maroon, quanto siete belli. Tengo questo secondo che ho swatchato e l'altro lo tolgo. E vediamo quest'ultimo, l'ultra glossy lip, che a parte che si è spampanato tutto l'applicatore, il colore è molto bello. Ma ne ho tenuti troppi, Deborah. Sì, brava, ti prego. Andiamo avanti, abbiamo quasi finito con i gloss. Questo penso sì, lo possiamo togliere, è molto bello, però lo utilizzo poco, sempre di LA Splash. Questo è il gloss di Jeffree Star, che tengo solo per il pack, perché vi ho già detto quando è uscito il video su questi prodotti sul canale di Ale che non mi faceva impazzire sulle mie labbra questo colore, però è troppo bello, un po' da collezione, lo tengo. Altro gloss di Jeffree Star e Jouer, questo è bellissimo, super riflettente fucsia, lo tengo anche perché poi me l'ha regalato il mio fidanzato. Anastasia Beverly Hills, questo è un gloss nude bellissimo, tutte le volte che lo metto mi chiedete sempre che rossetto hai, che rossetto hai. Questo di Nabla, Champagne Supernova, lo decluttero semplicemente perché me ne hanno recentemente mandato uno nuovo che vedrete tra gli altri cassetti, e quindi questo più vecchio lo regalo. Gloss di Astra rosato, forse un po' troppo chiaro nonostante sia bellissimo, quindi lo regalo, intanto sporcato qualsiasi cosa. Di MAC, questo sempre del 2001, lo andiamo a buttare. Questo qui è il gloss di Ariana Grande, trasparente con i glitter, sempre di MAC, molto carino, un po' da borsetta, potrei tenerlo ancora un po', mannaggia. Beh, questo dovrei avercelo uguale in ufficio, o l'ho preso dall'ufficio? Marroncino. Beh, lo uffa! Uffa! Questi sono i gloss di Martina e Gaia, super belli, vanno mischiati ogni tanto perché avendo tanti oli tendono a separarsi un pochino. Penso proprio declattererò quello marrone. Lingerie di NYX, questo lo declattero, l'ho utilizzato tantissimo, però ora non lo uso quasi mai. Questo di Karl Lagerfeld è super figo con la lucina, addirittura me l'ha regalato Ele. È un color bronzo chiaro, nude bronzato, bellissimo. Ho tenuto troppi gloss, raga. Questo pure di NYX è bellissimo, ma via, basta. Questo di NARS me l'hanno preso Ele e Ale nel video dove le mie amiche mi comprano i trucchi, è un nude caldo, l'ho testato ancora troppo poco, quindi lo testerò ancora un po'. Esatto, le mie palette sono cadute perché hanno detto: Deborah, non è possibile che hai tenuto così tanti gloss. Questi sono tutti i gloss che ho deciso di tenere, sono tantissimi, sapevo che non sarei stata bravissima con questa categoria, ma non vi nego che potrei ritornarci poi nel corso del decluttering, perché non è possibile, cioè sono troppi gloss. Spero di riuscire ad essere un po' più crudele con questo cassetto. Questo cassetto era partito molto ordinato perché qui tenevo soltanto questi rossetti liquidi di Mulac, Makeup Delight Cosmify e Fenty. E poi è degenerato un po' perché ci ho lanciato in mezzo qualsiasi cosa quando arrivavano i PR package e è un casino adesso. Qui dietro ho i rossetti in stick e qui tutti i prodotti tipo per la lip care. Inizierei proprio dalla lip care. Innanzitutto vado a togliere questi attrezzi che sono tipo cose per i punti neri o per il contorno occhi. Iniziamo, amici! Allora, lip care di Mulac. Questa ce l'ho ormai da un bel po' di tempo. Mi piacciono molto sia la maschera che lo scrub. Non li utilizzo spessissimo, però li tengo un attimo da parte. Iniziamo a bomba, iniziamo a declatterare. Tipo, voglio togliere questi qui di Lush. Non so quanti me ne sono rimasti, però ne vedo uno, perché questi li ho davvero da tanto tempo. Poi, essendo prodotti naturali, tendono anche a rovinarsi facilmente. Vi sorprenderò, ma leverò anche questo idratante di Fenty Beauty perché non mi piace. Prime Me Primer Labbra di Pupa, non lo utilizzo spessissimo, quindi lo vado a rimuovere. Volumizzante labbra, amici,
faccio il filler, non ne ho bisogno. Questo balsamo idratante di By Terry non è male, però ha un odore di rosa veramente troppo forte, mi sembra di avervelo anche già detto, e quindi lo vado a rimuovere. Tengo lo scrub di Jeffrey e decluttero questi qui di Colourpop. Coco Kiss di Hello Body mi piace tantissimo, quindi lui lo tengo sicuramente. This Is Everything di NYX, uno dei miei preferiti, anche lui lo tengo, come tengo questa novità di Essence, il Coconut Kiss, mi è piaciuto molto. Bear With Me di NYX lo elimino, vado a eliminare anche quest'altro olietto di NYX. Questo idratante labbra di Paola P, primer labbra di MAC e lip care di Make Up Delight. Dai, qui sono stata, per adesso almeno, brava. Vado a tenere questi due lip balm delle principesse semplicemente perché voglio fare il video Instagram su queste due principesse. Sapete che ne ho fatte già diverse e mi potrebbero tornare comodo per il video, semplicemente per una questione di aesthetic. Poi li andrò a rimuovere perché erano usciti da un kit per bambini, quindi non sono niente di che. Vado a levare questo lip balm di Catrice, sempre alla canapa. Quante cose che stanno facendo alla canapa. Lip scrub di MAC, questo qui è ottimo, dato che ne ho ottenuti così tanti vado a togliere quelli di Mulac. Lip balm di Sephora mi piace tantissimo. I lippini di Neve Cosmetics li vado a rimuovere semplicemente perché li ho anche in ufficio. Questo lip balm di Glossier non mi fa impazzire, mi piace soltanto tanto l'odore, quindi credo che lo metterò in borsetta e cercherò di terminarlo, ma in caso in cui non dovessi riuscirci poi lo declattererò. Questo non dovrebbe essere qui, è una maschera per le ciglia di Face D, mi piace tra l'altro tantissimo, lo devo mettere vicino al letto altrimenti non lo utilizzo. Al momento queste sono le cose lip care che ho ottenuto, calcolando che queste due poi andranno via una volta fatto il video. Però ci sono delle altre cose, questo è proprio nuovo di Fresh, l'ho ricevuto pochi giorni fa, è la nuova lip cream, la tengo, e questo di Essence anche lo tengo, l'ho preso per fare uno degli ultimi video e mi era piaciuto molto, quindi lo vorrei usare ancora un po'. Fenty Beauty ho questi tre rossetti liquidi, mi piacciono tantissimo, ho fatto anche la recensione di questa colorazione qui su Test & Tell, li tengo. Vado a swatchare tutte le Velvet Ink di Mulac per decidere quale tenere. Ho swatchato tutti i rossetti liquidi e vi sorprenderò, sono carichissima. Vado a tenere soltanto questi due perché molti erano i rossetti liquidi nella versione vecchia di Mulac, quella di tanti anni fa, e quindi si sono rovinati. Vedete, questo colore ad esempio si è rovinato, e anche un po' questo qui, diciamo che la formula non è più come appena acquistata. E in più, ovviamente, avendo cambiato anche colore di capelli tante volte, tanti di questi colori non li utilizzo nemmeno più, quindi direi che posso tenere solo questi due, il viola, praticamente questo nude rosato. Direi di andare a swatchare Make Up Delight, che li ho tutti quanti qui. Avevo già fatto una cernita, quindi questi sono gli unici colori che avevo tenuto e capisco perché li avevo tenuti, perché sono tutti bellissimi, uno più bello dell'altro. Vado ad eliminare questi due più chiari, mentre gli altri quattro li tengo. Sono colori che utilizzo veramente tanto tanto spesso. Altri due lip balm da tenere. Questi gloss di Natasha Denona mi sono arrivati proprio oggi, quindi li terrò, devo ancora testarli, non so nemmeno come sono, non li ho neanche sbocciati ancora. Lime Crime, anche questi mi sono arrivati da pochissimo, mi piacciono da morire, quindi li tengo. Mi strucco la mano e poi andiamo a sbocciare tutti i Liquid Love di Clio Makeup. Avevo già fatto una cernita dei colori qualche mese prima di registrare questo decluttering, quindi tutti i colori che ho sbocciato mi piacciono da morire. Non posso proprio rinunciarci, però vado ad eliminare due Coco Love, questo rosso e questo rosa pastello, perché sono quelli che effettivamente utilizzo un po' meno. Qui vedo due rossetti di NYX, uno rosso e questo invece Bordeaux, bello questo. Questo è un bellissimo colore, il rosso intanto lo tolgo, questo Bordeaux però voglio paragonarlo un attimo a... i rossetti nuovi di We Makeup. Ma questo no, non c'entra niente, è un nude, però mi ricordo che c'erano anche dei colori scuri, questo rosso, marrone, quindi non c'entra proprio nulla. Che cosa fare? Non lo so, tanto qui c'è un rossetto tutto glitterato di Jeffrey che rimane,
super carino, va a rilasciare proprio solo i glitterini. Lip balm di Mesauda, ce n'è uno rosato e uno invece un po' più scuretto. Vado a tenere quello un po' più scuretto, che è più particolare. Mi trovo, amici, in seria difficoltà. Dai, vado ad eliminare il rossetto di NYX. Questi di We Make Up li tengo, mi piace molto la formula. E andiamo a swatchare questi nuovi di Fenty Beauty. Li ho tutti quanti, questi sono appena usciti. E sicuramente tra tutti i colori ce ne sarà qualcuno che mi piace di più, qualcuno che mi piace di meno. Tipo questo è molto bello. Swatchiamo, ah, il trasparente lo tengo. Ok, tengo soltanto i nude, tutti gli altri li declatterò. I nude e il trasparente tengo. Rossetto liquido di Kylie, questo qui erroneamente, perché quelli di Kylie li tengo nel prossimo cassetto. Ovviamente lui lo tengo, ho un'ossessione con Kylie Cosmetics, raga. Huda Beauty, questo rossetto bellissimo, lo straconsiglio, anche lui l'ho recensito su Test & Tell, si chiama Payday. Ho svuotato la scatola, anche qui ricordo di aver fatto una bella cernita qualche mese fa, ma come potete vedere non è decisamente abbastanza. Andiamo a eliminare subito questo lip balm di Mulac che si è rovinato, è diventato tipo gommosino, appiccicosiccio. Quindi lo butto. Altri due rossetti di Huda Beauty. Questi hanno dei colori un po' particolari. Lui è un malva freddissimo, quasi grigio, mentre quest'altro è un marrone, proprio marrone. Tengo il marrone e elimino il malva. Non ci credo che sto eliminando il rossetto di Huda Beauty, vi giuro, non me ne capacito nemmeno io di come sia possibile, ma andiamo avanti. Fenty Beauty, questo qui è un rossetto rosso lucido, ma come vi dicevo, per i rossi lucidi non sono my cup of tea, quindi lo elimino. Vedo altri rossettini di Clio, quindi torniamo a fare un po' il discorso per brand. Dovrebbero essere tutti, no, un altro, madonna, ma quanti ne ho? Mettiamoli qui e iniziamoli a studiare un pochino. Questo colore è bellissimo e lo teniamo. Quest'altro nude, beh raga, comunque è veramente un dramma declatterare. Cioè, sono uno più bello dell'altro, non è colpa mia se i brand lanciano solo cose belle. Bellissimo, poi appunto ho tenuto solo colori che mi piacciono, quindi a un certo punto devo anche ragionare non soltanto se un colore mi piace o meno, ma se un colore ce l'ho già nella makeup collection o no. Ecco, questo è un colore scuro, bellissimo, ma lo tengo da parte perché ne ho tanti anche tra i rossetti di Eri Chioba. Quindi vediamo un po', come se di nude non ne avessi tanti, ma va bene. Ok, questo lo posso eliminare. Oh, questo è bellissimo. Oh, super autunnale, non vedo l'ora che arrivi l'autunno, tra l'altro. Vediamo quelli di Eri Chioba, dato che appunto stavamo cercando dei doppioni scuri. Questi sono bellissimi, se vi piacciono i colori scuri sulle labbra, pazzeschi. Ecco, qui c'è un nude un po' grigiolino. Questo lo vado a togliere. Vado a levare anche questo violaceo, mentre questo bordeaux lo tengo. Questo rossetto di Barbie, di questo fucsia, un po' particolare, diciamo. Lo utilizzo poco, però è unico, quindi lo vado a tenere. Qui vedo altri rossetti di NYX. Ricordo che questi colori non erano proprio i colori che utilizzo spesso, quindi vediamo un po' cosa c'è. Qui ad esempio questo viola assomiglia molto a quello di Clio, preferisco tenere quello di Clio. Un altro colore scuro, anche lui lo elimino. Questo colore invece è molto bello, quindi terrò lui. Queste mini leopardate di Charlotte Tilbury le tengo. Non so più dove swatchare le cose, mamma mia raga. Allora, questo rossetto di MAC, giuro che lo tenevo solo per ricordo, lo mettevo tantissimo. Dovrebbe essere Saint Germain. No, è il Viva Glam Gaga. E dov'è Saint Germain? Sono sicura che ci sia anche lui. Oh, questo è un rosso di MAC opaco e lo tengo. Questo è Angel di MAC, uno dei miei rossetti preferiti, però è vecchio, quindi lo declattero. Questo qui è il Viva Glam Miley Cyrus, un rosso aranciato, ma anche lui lo vado a togliere. Ma non mi dite che ho già declatterato il Saint Germain, mi sembra così strano.
questo nude bellissimo. Me l'ero completamente dimenticato. Vedete, ad avere troppe cose poi ci si dimentica anche di un sacco di prodotti belli. E questo qui è quello di Ariana Grande. Dai, allora l'avevo già eliminato, Saint Germain. Incredibile, mi sembra così strano di averlo già eliminato. Comunque era un colore super improponibile, tipo questo qui appunto, cioè almeno per me, per i miei gusti. Altro rossetto di NYX, questo già lo vedo dal pack che è un po' troppo bambolina. Ovviamente qui c'è Mr. J, il mio rossetto, cioè ve lo devo far vedere ovviamente. Guardatelo in tutta la sua meraviglia, la mia creazione. È il rossetto che fa parte dei miei kit in collaborazione con Cosmify, quello più freddo. 13, che l'altro invece ce l'ho sulla scrivania. Continuiamo. Già io sono satura. Mamma mia. Anche perché i rossetti poi li devi swatchare tutti per forza, quindi mi sembra di star facendo questa cosa da una vita. I nuovi rossetti di Nabla li tengo. Smashbox, solo 3 rossetti di Smashbox. E questi qui facevano parte della collezione di Birds of Prey. Ovviamente ho tenuto il packaging. Questo nude mi piace tantissimo. In generale la formula di questi rossetti è veramente, veramente ottima. Poi abbiamo un colore rosso. Questo era il colore che hanno dedicato ad Harley Quinn, mentre questo è un colore più scuro. Però vi dirò, mi piace talmente tanto la formula di questi rossetti che preferisco tenere loro 3 e andare ad eliminare altri rossetti su queste tonalità, tipo di Mulac. Ragazzi, a me dispiace, ma io ho dei rossetti, cioè a parte vedete quanto sono utilizzati, ma ho dei rossetti da anni, troppi troppi anni, e quindi li devo togliere. Credo che andrò ad eliminare tutti quelli della versione classica, tipo Skin. Cioè guardate questo quanto l'ho usato. E avete visto tanti rossetti in questo cassetto, pochissimi utilizzati così. Io ero in fissa con questi prodotti, ma hanno troppi anni, quindi via. Qui vedo Fenty, questo è un color zucca bellissimo, che però abbiamo tenuto anche in ufficio, quindi per questo motivo lo vado a declatterare per non avere dei doppioni. Rossetti di Mad Carolina, con l'ultima cernita ne avevo tenuti solo 2, ma me ne sono un po' pentita perché sono veramente pazzeschi. Avevo tenuto un color fragola e un rosso scuro. Non ci posso credere, in realtà ho declatterato tantissime cose, ma andiamo avanti, possiamo fare ancora di meglio. Un altro rossetto Fenty, assolutamente lo tengo. Mi ero persa un altro rossetto di Mulac. Bello questo colore, però effettivamente assomiglia moltissimo a questo di Fenty che ho tenuto, giusto un po' più rossastro. Tengo quello di Fenty. Rossetto nude di Essential, non mi fa impazzire il colore, quindi lo decluttero. Questo cos'è? NARS. Me lo ricordo, lui me l'aveva preso P per il video dove mi sceglieva i trucchi, forse il primo di questa serie. È molto simile a questo di Fenty, e nonostante sia un NARS lo vado ad eliminare. Tengo assolutamente questo rossetto di Chiara Ferragni e Lancome, mi piace da morire, l'ho strautilizzato e continuo ad usarlo. Poi cosa abbiamo qui? Sempre di Essential, un altro rossetto di un'altra tipologia. Questo nude è bellissimo, quindi lo tengo. Wake Up Cosmetics, anche lui è nude bellissimo. Pupa, questo rossetto qui di una vecchia collezione, non mi fa impazzire la formula, quindi lo decluttero. Qui ce n'è uno di Wycon, questo me lo ricordo, bellissimo, nude marroncino. Consigliatemi anche come disporre i rossetti nella mia makeup collection, perché essendo che hanno un packaging comunque che non permette di vedere che colore c'è all'interno, è un po' complicato. Poi mi ritrovo alla fine ad utilizzare sempre gli stessi. Kat Von D, vediamo che cosa abbiamo qui. Ho fatto anche la rima. Questo è bellissimo, questo colore. E questo è Underaged Red, che non utilizzo molto, è un rosso, quindi tengo il nude. Strano, Deborah, hai tenuto pochi rossetti nude, eh? E declatterò l'altro. Vado a vedere questi di Gaia, Visco Gilardi. Anche qui avevo già fatto una cernita, ne avevo tenuti 2, ovviamente entrambi nude. Io lo so che questi nude si assomigliano tutti un pochino, però non riesco a capire se c'è un nude che mi piace di più, uno che mi piace di meno, quindi per il momento li tengo. Poi insomma vediamo un po' che cosa succede. E richiobba, anche questo è chiaro. Perché ho tenuto solo quelli così chiari? Non capisco. Questo invece è pazzesco, quindi tengo solo lui. E adesso è arrivato il momento di swatchare. Stavo rimandando questi rossetti di Nabla,
questi qui con il packaging con le piume. Li swatcho come ho fatto per i rossetti liquidi nell'altro cassetto e poi decidiamo un po' insieme quale tenere. Eccoli qui in tutta la loro bellezza. Vado a tenere Allusive Chloe e questo qui Last, credo si chiami, sì. Sono i tre più chiari nude. Strano, Deborah, non l'avremmo mai detto. E poi di Nabla io ho questo rossetto di una vecchia collezione che mi piace troppo perché fa le labbra super super rimpolpate, bellissimo, poi è un colore pazzesco. Si chiama Touch Me e anche se è un po' vecchio lo tengo. Ho sbocciato anche quelli di neve, dato che erano tanti ho deciso di tenere soltanto questi tre. E andiamo avanti con Mesauda. Qui abbiamo un rosso interessante, poi questo che è più un nude, perché sono così attratta dai nude come al solito, qualcuno me lo spieghi. Ah, e questo che è bellissimo, tra l'altro quello che ho utilizzato di più. Vado a tenere lui perché basta nude, raga, vi prego. E poi di Kiko, della nuova collezione vegana, ho ricevuto questo qui che però non ha una scrivenza chissà quanto entusiasmante, quindi lo do via. Il cassetto come al solito è sporco, lo pulirò, poi pulirò tutta la makeup collection insieme, insomma, anche perché la devo riorganizzare. E di Hourglass io amo alla follia questo rossetto che è tipo interscambiabile, comodissimo per chi ha pochi rossetti o per chi in generale magari se li mette in borsa. L'unica cosa è che tipo questo più scuro alla fine, nonostante sia un colore bellissimo, non lo utilizzo spesso perché è tipo il ricambino, quindi devo immaginarmelo un po' come un rossetto a parte. Uso tanto il nude, ovviamente, questo pack veramente pazzesco, sembra un'arma. E anche il colore del rossetto è bellissimo, quindi ovviamente questi due li tengo. E rimettendo le cose nel cassetto voglio farvi vedere che anche se magari posso essere sembrata non troppo brava, in realtà, levo un po' di zoom, questi sono tutti i rossetti che ho ottenuto. Non so se ricordate che prima questo cassetto era pieno. E questa invece è la lip care che ho ottenuto, quindi veramente sono stata molto più brava di quello che pensavo. Siamo arrivati al momento cruciale, quello del cassetto con i rossetti liquidi. Anche qui è un casino totale. Ho fatto una divisione più o meno sensata da questo lato perché ho tipo messo tutti i rossetti di Nabla, i rossetti liquidi di Nabla, avendone tantissimi. E anche qui altra roba di Nabla, dietro abbiamo Kylie e Jeffrey. Iniziamo. Di questi quattro rossetti vado a tenere questo nude malva che si chiama Fetish Mauve e l'ultimo rossetto che si chiama Middle Karma. Questi due li vado a tenere, gli altri due li saluto. Di questi altri quattro rossetti vado a tenere, ma sapete cosa, in realtà saluto anche Fetish Mauve perché per quanto sia bellissimo è un colore che andava qualche anno fa e adesso non lo utilizzo più tanto. Terrei qui sicuramente questo nude un po' caramellato, questo rosso super natalizio metallizzato bellissimo, e tra questi due colori terrei quello sopra che è questo qui con il pack con le rose. Di questi altri quattro colori vado a tenere solo il primo che è Romanticized, uno dei miei rossetti preferiti di Nabla. Altri quattro colori, di questi quattro non ne tengo nessuno. Andiamo avanti, di questi quattro tengo Attractive, qui credo che andrò a tenere Berry Bite che è un colore bellissimo. Andiamo avanti, di questi quattro vado a tenere Closer e di questi altri quattro vado a tenere i primi due. Ottimo inizio per il cassetto più pieno della storia. Qui ci sono i gloss di cui vi parlavo prima di Nabla, eccoli qui, questi nuovissimi, e di questi vado a tenere questi tre. Andiamo avanti, qui abbiamo i rossetti liquidi glossati sempre di Nabla. Ovviamente ho tenuto sempre i nude, raga, ma non è possibile. Ne devo tenere uno, il nude che voglio tenere e basta. Probabilmente sarà non questo, questo qua, sì. Oh no, o quello chiaro, dai, questo qui, questo più rosato. Questi altri due rossetti liquidi li tengo, mentre di gloss questi li elimino dato che già prima nel cassetto dei gloss ne abbiamo tenuti tantissimi. A proposito, ne approfitto per andare a mettere questi gloss e il rossetto glossato nel cassetto dei gloss. Poteva andare decisamente peggio, mi ritengo abbastanza soddisfatta, ho tenuto veramente poche cosine. Qui faccio un rumore assurdo, ma tra poco vado a svuotare il cassetto. Prima però volevo occuparmi
di Jeffree Star e Kylie Cosmetics. Allora, delle full size che ho di Kylie vado sicuramente a tenere tutto. Ho 4 rossetti full size e li tengo tutti e 4. Qui c'è un altro gloss e lo elimino. Delle mini size però vado ad eliminare il rosso perché non mi piace per niente. L'ho messo anche tra i prodotti bocciati dell'anno, quindi per farvi capire non mi è piaciuto proprio. Di Jeffree vado a tenere Gemini, Leo, Androgyny, Celebrity Skin, Blue Velvet di verde perché non si sa mai, e questo color zucca perché è super autunnale, ci sta. Tutti gli altri invece li vado a rimuovere, sono veramente troppo vecchi, li ho da quando è uscito il brand. Pronti al rumore più soddisfacente della storia? Ecco tutti i miei rossetti liquidi, oltre a quelli che avete già visto. Dirvi che di tutti questi rossetti liquidi devo tenerne la metà della metà è poco. Iniziamo. Vado a tenere questo rossetto liquido di Lime Crime. Vado ad eliminare questi qui di Pop. Non so se ce ne sono altri, sicuro questo nude l'ho visto e lo vado a togliere. Vado ad eliminare anche questi rossetti liquidi di LA Splash perché non li utilizzo mai. Tengo questo di Dose of Colors che è bellissimo. Sempre di Dose vado a tenere lui e anche questo rossetto di Sugar Pill. Ecco un altro di Pop che vado a togliere. Super Stay Matte Ink, mi piacciono tantissimo, quindi tutti quelli che trovo li tengo. Come vado a tenere questo Top Coat rossetto liquido glitterato, ma elimino l'Ever Argento di We Makeup perché non lo utilizzo mai, non uso l'argento sulle labbra. Anche per quanto riguarda Too Faced, tutti questi piccolini che andrò a trovare li terrò perché sono veramente bellissimi, anzi ve li consiglio. Li propongono sempre per Natale, sono i Melted Matte, le versioni mini. Altro Melted Matte, vedo un altro qui. Vado a togliere questo rossetto liquido di Lime Crime che è un color bronzo oro freddo particolarissimo che non utilizzo veramente mai. Vado a levare ma qui ci sono anche i gloss lingerie di NYX, le lingerie normali di NYX le vado ad eliminare perché ce l'ho veramente da troppi anni e non ha senso che siano ancora qui. Vado a tenere solo questa che era una limited edition Black Book. Questo colore di Mesauda lo tolgo, come tolgo anche queste tinte di Wycon, anche loro vecchissime, e queste qui di Puro Bio perché non mi fa impazzire la formula. Tengo questa di Huda, questa di Pixi, ogni tanto sbuca fuori un super stay di Maybelline. Eccone un altro. Tengo questo colore, però questo colore particolare, sbaglio o è molto simile a quello di Nabla? Andiamo a vedere, questi colori li tengo perché con i look non si sa mai. Questo è un po' lino, mi sa che quello di Nabla è più celeste. Si assomigliano molto, Ho trovato un altro di Huda. Di questi rossetti di Pupa, questi che hanno i brillantini. Ah no, I'm Love sono rossetti waterproof. Questi con i brillantini li tolgo perché ho già tenuto dei rossetti metallizzati. Mentre questi qui, che dovrebbero essere a lunga tenuta di Pupa, vediamo quale dei due colori tenere. Questo un po' più scuro, dai. Tutti questi li vado ad eliminare. L'unico colore che tengo di Puro Bio è questo qui, è lo 04. E tengo anche i rossetti liquidi di Wycon nella versione di Barbie perché sono quelli più nuovi. Dei soft matte di NYX tengo Toulouse ed elimino questi rossetti di Paula P e Bless. Un altro di Paula P da togliere, mentre sto cercando di raggruppare questi di Sephora perché mi piacciono moltissimo. E vedendo i colori sono tutti abbastanza diversi, quindi li terrei un po' tutti quanti. Questo rosso di Anastasia Beverly Hills non l'ho ancora mai testato, lo testo e deciderò il da farsi. Anche questa mini di Yves Saint Laurent non l'ho mai provata. Altri due Huda che tengo. Ci sono altre tinte di Mulac che vado ad eliminare, queste di Wet n Wild anche perché non le utilizzo abbastanza. Questo qui era il rossetto di Elettra Lamborghini e Douglas ma non mi piace, quindi lo tolgo. I Mesauda Extreme Matte sono la versione vecchia di questi rossetti liquidi, quindi vado a tenere soltanto la versione nuova. Intanto qui stanno volando via tutti i rossetti che ho declatterato perché li ho messi semplicemente qui a un angolo, dopo ovviamente ve li faccio vedere. Essential, questo rossetto liquido è troppo chiaro.
rossetto di Charlotte Tilbury, bello, lo metto tra i rossetti, anche se non è la mia formula preferita. E di tutti i rossetti che vedete in questo cassetto vado a tenere soltanto i We Makeup, questo qui di Catrice, i Vintage Vibes, questo di Essence e basta raga, tutto il resto via. Anche qui il cassetto era pieno zeppo e queste sono tutte le cose, le poche cose tra virgolette che ho tenuto. Questa è l'immensità di rossetti, rossetti liquidi, gloss eccetera eccetera che ho declatterato per questo video, mi ritengo soddisfattissima, mentre per quanto riguarda le matite vi farò vedere direttamente tra poco quelle che ho ottenuto e quelle che ho declatterato, perché altrimenti questo video durava 100 ore. Queste qui sono tutte le mie matite prima e queste sono tutte le matite che sono riuscita ad eliminare. E questo qui è stato il mega decluttering di tutti i miei prodotti labbra. Vi prego, siate clementi, vi prego, ditemi che sono stata brava. Io non pensavo, ma in realtà, come avete visto, ho eliminato tantissimi, tantissimi trucchi. Credo che in questi cassetti poi andrò a rimetterci mano quando sistemerò la makeup collection e probabilmente eliminerò anche altre cose. Voglio cercare di levare qualche rossetto nude che, come avete visto, è la categoria di prodotto che ho ottenuto di più. Non ce la faccio, i rossetti nude sono la mia vita, infatti oggi è anche strano che io abbia un colore così rosato sulle labbra, perché di solito nude is my cup of tea. Iscrivetevi al canale perché non potete assolutamente perdervi il prossimo video decluttering, che sarà sulle mie palette, sarà anche quello finale per concludere questa enorme saga piena di stress e ansia e comunque anche soddisfazione, perché non pensavo che sarei stata così brava. Quindi appunto mi raccomando, iscrivetevi, andatevi a seguire anche su Instagram e TikTok, trovate tutti i link giù nell'info box e io vi aspetto tra pochissimi giorni qui sul canale con un nuovo video. Ciao!